Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi un piccolissimo video di presentazione filati per annunciarvi ed aprire quindi la stagione autunnale, anche se a dire il vero qui fa ancora molto caldo, però ho abbastanza lavorato il cotone per questa stagione estiva e voglio direttamente passare alla lana. Anche se fa caldo, ci dobbiamo preparare per i progetti autunnali da indossare, anche i nostri accessori. Autunno-inverno appunto, quindi è meglio partire un pochino d'anticipo per avere tutto pronto quando il freddo arriverà, perché ne sono certa arriverà. Allora, partiamo subito presentandovi questa bellissima pura lana. Io ci sto realizzando il prossimo video tutorial. Ci tenevo in anteprima a farvi vedere che bellissimi colori autunnali presenta. È uno sfumato. Adesso vi faccio vedere il gomitolo stesso, che a dire il vero è una cake. Ne arrivano tre di cake nella confezione, e questa nello specifico, come dicevo prima, presenta questi colori molto autunnali che vanno dall'arancio scuro al viola e passano ovviamente per le tonalità del marrone, per varie tonalità di marrone e qualche sprazzo di bianco. È veramente una pura lana morbida, ma soprattutto caldissima, perché appunto essendo pura lana è veramente molto molto calda. Io la sto lavorando ai ferri con un punto semplicissimo, che è la maglia rasata, perché questo progetto sarà semplice da lavorare, ma andremo a vedere dopo la particolarità dove starà. Non vi voglio svelare tantissimo, però appunto ci tenevo a farvi vedere come viene anche lavorata e vi faccio vedere il filato nello specifico, che è questo. Guardate che bello, è la Cake Felting Wool, il che vuol dire che, essendo una pura lana, è adatta ai progetti da infeltrire. Queste cakes arrivano in lotto da 3 pezzi, quindi 3 cake da 100 grammi ciascuno. Consigliati sono i ferri 7-8 mm, quindi anche uncinetto 9 andrà benissimo se volete lavorarla all'uncinetto. Ed è come dicevo prima, 100 grammi per cake, e per 100 grammi abbiamo 100 metri di filato. Di questa ne arrivano 3 pezzi per lotto. Il prossimo filato che ho voluto ordinare, che avevo adocchiato già dallo scorso anno, è il nostro Norsk. Il Norsk è un misto lana misto alpaca, molto molto morbido, in questa variante Orchid credo sia, e questo è il Norsk classico. Poi c'è il Norsk Fine, che è un tantino più sottile e si lavora con i ferri da 3 mm circa. Questo, come dicevo prima, è un filato misto alpaca, lana e poliammide, e consiglia l'etichetta l'utilizzo di ferri numero 4, quindi andiamo di uncinetto 4 e mezzo, che guardando lo spessore, anche se non l'ho ancora lavorato, è ideale il 4 e mezzo. E poi per 100 grammi di filato, che sarebbe un gomitolo, abbiamo 220 metri, quindi un bel metraggio anche per questo filato. Il pacco arriva con 4 gomitoli da 100 grammi ciascuno, quindi 400 grammi di filato per lotto. Ripeto, questo filato mi è piaciuto tantissimo, ma di questo filato, oltre che ovviamente la bellezza della fibra, la morbidezza e la qualità, oltre questo trovate veramente una gamma assortita di colori per questo filato. E vi ricordo, ripeto, esiste anche la variante più sottile, lo stesso filato identico, ma da lavorare con ferri numero 3, uncinetto 3,5. Ovviamente nel box info io vi lascio sempre tutti i link dei filati di cui vi sto parlando. Altro filato che vi voglio consigliare è questo qui, è il Baby Merino Deluxe. In questo caso io ho la tonalità panna, ma anche qui abbiamo diverse varianti di colore e anche qualche screziato, quindi qualche lotto con più colori all'interno. Questo è un prodotto che io consiglio tantissimo per tutte coloro che devono realizzare
progetti per neonati e bambini in genere, perché è veramente di una morbidezza che se non si sa che è un mistolana, lo si può tranquillamente scambiare per una pura merino, perché è veramente sofficissimo, molto molto morbido, e adesso vi spiego perché. Se andiamo a guardare la composizione, abbiamo il 40% di lana merino e il 60% di premium acrilico. È un acrilico ancora più morbido dell'acrilico che normalmente, dell'acrilico ICE intendo, che normalmente è già morbido di suo. Quindi è un acrilico che viene inserito nei filati per bambini soprattutto, e non solo per bambini, anche per persone con pelle molto sensibile. Lo consiglio tantissimo perché non punge, non pizza minimamente, neanche figuratevi al contatto col viso, che è una delle parti più delicate del nostro corpo. Quindi per un lotto noi riceviamo 6 gomitolini, in questo caso da 50 grammi, e ogni gomitolo contiene 150 metri di filo. Consigliati sono i ferri numero 3, uncinetto 3, 3,5 questa volta. Ve lo dico perché l'ho lavorato sia col 3 che col 3,5, e rende bene in entrambi i casi. Ripeto, molto a volte dipende dal punto che andrete a scegliere e quindi utilizzare e dall'effetto finale che volete ottenere. Se è un progetto con un punto più traforato, potete anche optare per il numero 3 di uncinetto. Se invece volete un punto più chiuso, ma non un lavoro stretto, allora optate per il 3,5. Per concludere su questo filato, diciamo che all'interno di un lotto abbiamo 300 grammi di filo, quindi vi posso anche dire tranquillamente che, siccome abbiamo un bel metraggio, 150 metri per 50 grammi, ho avuto amiche che hanno realizzato copertine da cesta, da carrozzina, sia all'uncinetto che ai ferri, anche solo con un lotto di filato. Quindi abbiamo una buona resa in fattore di metraggio. Ultimo, ma non per importanza, che volevo tantissimo provare già dallo scorso anno, è lui, il filato Rockstar. Questo filato, di cui adesso io ho già aperto due gomitoli perché ho fatto varie prove di lavorazione e ne sono entusiasta, io spero che la camera riesca a catturare veramente la brillantezza di questo filato. La morbidezza purtroppo non la può catturare, ma ve la posso assicurare perché è veramente una nuvoletta, e chi l'ha provato delle mie amiche già lo sa, lo conosce, ne è entusiasta insieme a me. Quindi vi parlo di questo filato che vedete è leggermente pelosino, ha un'anima in questo caso rosso brillante, è del filato pelosetto fuori in nero, quindi in questo caso però abbiamo varie tonalità e varie varianti di colore, ed è veramente stupendo questo per dei progetti anche natalizi da indossare o da regalare, secondo me è ideale. Vi parlo anche della composizione e delle quantità. Allora, in un lotto riceviamo 8 gomitoli da 50 grammi, quindi parliamo di 400 grammi di filato per lotto. E come dicevo, si chiama Rockstar questo filato, ed è così composto. Abbiamo il 19% di lana merino, 70% di poliammide, 11% di acrilico. 50 grammi di filato fanno 115 metri e sono consigliati ferri uncinetto 4-5 mm. Ripeto, non lo trovate soltanto in rosso, ma abbiamo altre varianti di colore, tutte, tutte molto belle. Tanto è vero che ero molto indecisa nella scelta del colore, poi alla fine ho optato per il rosso, che è un classico per me e non può mancare d'inverno. Detto questo, i miei acquisti del periodo sono terminati, ma ovviamente non escludo di farne altri e di presentarvi sempre nuovi progetti, anche perché certamente arriveranno nuovi prodotti con l'arrivo della stagione fredda, quindi per il momento andiamo ad iniziare e saranno questi i prodotti che vedrete nei prossimi video tutorial. Così, se vorrete realizzare insieme a me gli stessi progetti, sapete già quali potete andare ad acquistare, quali appunto vedrete prossimamente su questo canale. Ho dimenticato a dirvi una cosa, che delle Cakes Felting Wool noi troviamo anche le tinta unita.
Quindi non abbiamo soltanto gli sfumati, ma c'è anche la versione in tinta unita. Ripeto, tutti i link utili e tutti i link dei filati che avete visto li lascio sempre nel box info, così che voi possiate comodamente arrivare alla descrizione del prodotto semplicemente con un click. Quindi con una panoramica di queste meraviglie, io vi saluto e vi do appuntamento prestissimo col prossimo video tutorial. Ciao!